Tifosi nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, seconda giornata del campionato Primavera 1 Inter-Fiorentina, una delle sfide classiche di questa categoria. Nel passato queste due squadre si sono sfidate con in palio trofei, soprattutto tricolori under 19. Prende il via Inter-Fiorentina, primo pallone è per gli ospiti. Goffi lavora il pallone, mette in mezzo il cross, il colpo di testa e l'Inter passa in vantaggio. Ancora la rete di Abiuso dopo 3 minuti, la sblocca già la squadra di Kivu. Sempre Abiuso ad aprire le marcature dopo il gran gol con l'Atalanta. La bellissima girata di testa a battere Fogli, combinazione Goffi-Abiuso, è vincente. Secondo gol in campionato per Abiuso. Rilancio lungo sul pressing della Fiorentina, cercato Abiuso che fa una grandissima cosa, il tocco per Owusu in campo aperto, Owusu contro Fogli, Owusu, c'è Goffi dall'altra parte, Owusu in area, Owusu col destro, sbatte su Fogli. Agostinelli, calcio in porta, deviazione, Bottis in qualche modo e poi Pelamatti da due passi, Bottis col pugno. Ancora Fiorentina, a un passo dal pareggio, prova a entrare in area di rigore Bianco, altra grande giocata sul fondo, il sinistro, ancora Bottis e poi col tap-in arriva alla fine il pari della Fiorentina con Di Stefano. Azione insistita della Viola. Qui la grande giocata di Agostinelli però che fa una grandissima cosa. E poi l'azione si sviluppa con il sinistro di Corradini, la parata di Bottis da due passi di Stefano. Non può fare altro che mettere dentro Pelamatti. Cerca il fondo, poi sterza sul destro, prova a tornare ancora sul sinistro, il cross di Pelamatti, va a cercare Abiuso di testa, infallibile, ancora Fabio Abiuso, 2-1, lampo del centravanti dell'Inter, doppietta, imprendibile nel gioco aereo Abiuso, sono bastati due cross dalla sinistra, due colpi di testa del 22 dell'Inter, bella la giocata di Pelamatti, che finta prima il cross col destro, poi torna sul sinistro, mette in mezzo il pallone, l'attacco al primo palo di Abiuso cercando Goffi ma trovando Caiode. Goffi gliela porta via con una grande giocata, altra splendida iniziativa di Goffi, mezzo Abiuso, Goffi prova a fare tutto da solo, rientra sul sinistro, a giro fuori di poco e Garepa, grande palla in profondità per Di Stefano che salta Bottis che però rinviene bene, Di Stefano la gioca corta, Rocchetti con il destro, Bottis ci mette le mani e Garefba al limite dell'area di rigore calcia con il destro largo, azione per cucire il gioco ora che c'è una punta vera come Toci, prova a cercare proprio il numero 29 di Stefano, pallone che diventa buono ancora per lui, il sinistro in diagonale, pareggio e doppietta ad Abiuso, risponde Di Stefano al minuto 63. Occhi in area di rigore, ancora la Fiorentina col tocco sotto le gambe di Bottis, ribalta tutto la formazione di Aquilani proprio con Toci appena entrato, ancora non perfetto Oti e Toci con la punta sotto le gambe di Bottis. Moretti, Fabian, Oti, Abiuso, tanti in mezzo, Peschetola va a cercare il colpo di testa di un compagno, arriva Fabian, mette dentro il gol del 3-3, ancora Giovanni Fabian come con l'Atalanta, sfrutta benissimo questo calcio di punizione la formazione di Christian Kivu. In mezzo Corradini col sinistro, in area di rigore, si è alzata la bandierina, fermo tutto. Ma finisce anche la partita su questa azione, 3-3 tra Inter e Fiorentina.